E siamo tornati con un nuovo video di Notizie Extra, video che uscirà sicuramente con molta più frequenza visto che il calciomercato è ormai in fermento, tante operazioni da commentare, soprattutto da noi in Italia, ma non solo, anche a livello internazionale. Parleremo principalmente di ufficialità, ma qualche altra notizia particolare qua e là sicuramente uscirà fuori. Partiamo dalla Serie C, perché il Trento ha annunciato l'arrivo di Suciu direttamente dalla Torres. Parliamo di un centrocampista rumeno, classe 1990, calciatore di grande esperienza, che ha un passato anche importante alle spalle, se non ricordo male ex Venezia, ex Juve Stabia, ha raccolto esperienze anche in categoria superiore, quindi in B, ed è un calciatore che nel progetto Trento di Mister Tedino, per un Trento molto ambizioso ma che in questa prima parte di stagione non ha saputo raccogliere così tanti punti, anzi per ora è invischiato nella parte destra della classifica del girone A, è sicuramente un rinforzo importante. Certo, anche egli non viene da una grande prima parte di stagione alla Torres nel girone B, però chissà che non possa rifarsi nel nuovo percorso del Trento in questa seconda parte di stagione. Ha firmato un contratto fino al 2024, quindi un anno e mezzo sostanzialmente. Usni firma il primo contratto professionistico con il Paris Saint-Germain, attaccante che vi ho citato anche nella serie dei calciatori che seguo, ottimo, ottimo giovane, giocatore che ha segnato con grande continuità soprattutto in Youth League, ma non solo, anche nelle giovani del Paris. Per ora in Liga non ha ancora raccolto esperienze, però parliamo di un 2005 che ha ancora il futuro di fronte a sé, ha firmato quindi il suo primo contratto professionistico fino al 2026, io credo che nei prossimi anni potrà sicuramente far parlare di sé, ed è una notizia importante. Biuk riparte dall'MLS e viene infatti annunciato dall'AFC, calciatore che interessava molto anche alla Fiorentina e all'Atalanta, parlando di Serie A, e l'Hajduk Spalato però lo cede quindi all'MLS. Parliamo di un ala 2002 molto interessante, un giovane di buone prospettive che l'AFC paga 6,5 milioni di euro, quindi una cifra anche abbastanza importante. Diventerà poi del club californiano dal 31 gennaio, quindi ancora qualche settimana, però parliamo di un calciatore di buona prospettiva che riparte a un campionato in grande crescita come quello americano, che una crescita dovuta anche alla presenza di calciatori che hanno deciso di svernare, se vogliamo, proprio in America, e che hanno comunque alzato il livello tecnico, ma soprattutto il livello di appeal del campionato, perché poi anche per esempio il discorso Ronaldo che ora affrontiamo, ha tra l'altro ha firmato Biuk un quadriennale con quindi fino al 2026 con opzione per il successivo, quindi riparte a un campionato, ripeto, in crescita, così come anche se vogliamo Ronaldo. Questo è Ronaldo, apriamo il capitolo Ronaldo. Ronaldo riparte dall'Al Nasser, Nasr, come volete voi. Parliamo di un calciatore che ha deciso quindi sostanzialmente di chiudere la carriera, non dico di ritirarsi, ma quasi, poiché va in un campionato che di cui nessuno detiene i diritti, nessuno, quindi nessuno ad oggi potrà vedere Ronaldo all'opera, a meno che non ci siano televisioni pronte ad investire nel campionato dell'Arabia Saudita, e questo già fa riflettere. È un calciatore, un classe 85, quindi ormai quasi 38enne, che è prossimo al ritiro. Dispiace vederlo così, perché nonostante lui in conferenza abbia detto che c'erano tanti club interessati a lui, ma ragazzi, ma che avrebbe pagato 20 milioni per un 38enne che doveva rompere lo spogliatoio, cioè spacca lo spogliatoio, io onestamente, ma neanche morto, io se fossi anche cioè a quelle cifre neanche morto, cioè venisse per cifre più accettabili comunque in una squadra, magari non dico un Bologna, però di un Atalanta, una Fiorentina, una Lazio, una Roma, dove l'Europa comunque se la gioca ci sta, però se chiede quelle cifre chi è che glieli dà in Europa? Ma in Europa non ha trovato squadra, quello è il motivo per cui è andato all'estero, cioè molto semplicemente. E
È vero che ha dato tutto in Europa, perché ormai cosa poteva vincere di più? Niente, e su quello non ha nessun tipo di torto, secondo me, ma è oggettivo. Però il discorso è che è andato ovviamente lì per un motivo prettamente economico. Forse ha magari qualche problema, magari vuole garantirsi un futuro per le prossime 40 generazioni di Ronaldi, che sia il più roseo possibile, perché percepirà qualcosa come 200 milioni di euro a stagione, 250 milioni di euro a stagione, ovviamente non netti, sono 200 milioni che comprendono accordi commerciali, comprendono tutte queste cose. Quindi anche lì bisogna fare il distinguo, però sono comunque tantissimi soldi per i prossimi 2 anni, fino al 30 giugno del 2000 e 25, quindi percepirà 2 anni e mezzo poi, però lì la stagione è diversa cronologicamente parlando rispetto alla nostra, quindi il discorso secondo me è che potrebbe essere in effetti, come ha detto anche lui, un motivo di crescita per il calcio arabo, per quanto sia una cultura molto diversa rispetto alla nostra, dove si investe meno nel calcio e dove la crescita del calcio e quindi la crescita culturale impiegherà meno rispetto a quella che è avvenuta in Europa, perché la cultura è molto più chiusa a livello mentale. Però comunque, secondo me, per come è successo anche in America, se questi grandi campioni vanno lì, attraggono i media internazionali e quindi si aprono al mondo, e tra qualche anno potrebbero avere una crescita, perché se si rimangono sempre chiusi non cresceranno mai. Anche l'America, l'MLS, se non fossero arrivati i vari Ibrahimovic, eccetera, non sarebbe mai cresciuta, non sarebbe cresciuta da sola. Serve comunque qualcosa che possa attrarre l'opinione pubblica mondiale, in particolare europea, se parliamo di calcio, perché è in Europa dove il calcio vige, se vogliamo, dove il calcio è tradizione. E anche qui in Italia, comunque, anche il campionato italiano ci ha messo decenni per diventare importante, quindi non è che adesso vai in un campionato di merda. È normale che ci serva qualcosa per poter far crescere un campionato come quello arabo, come quello qatariota, eccetera, eccetera. Poi non diventeranno mai a livello della Premier, però se non si fa nulla per far crescere questi campionati a livello calcistico, ecco che non cresceranno mai semplicemente. Quindi io credo che l'arrivo di Ronaldo possa portare comunque anche più amore e passione verso il calcio da parte dei giovani, che poi saranno gli adulti del domani, che saranno quelli che governeranno l'Arabia del domani. E quindi se già nei bambini dà una certa immagine del calcio oggi, poi domani si raccoglieranno i frutti. E questo è importante. È tutto un discorso che impiega generazioni e impiega decenni. Però dire oggi vai in un campionato di merda, potrebbe essere un'opportunità per quel campionato per crescere. Poi so anch'io che la cultura araba è molto chiusa, tendenzialmente si investe poco nel calcio, però ripeto, se non si fa nulla per migliorarla, è normale che resterà sempre così. Quindi, chissà, chissà, vedremo un po' per la carriera di Ronaldo, un po' in effetti, diciamo, non dico uno smacco, però sicuramente mi aspettavo una destinazione diversa, però io credo che anche lì possa dare il suo contributo e chissà, magari anche vincere l'AFC Champions League e poi giocare la Coppa del Mondo per club, che tra qualche anno diventerà più importante, ecco, anche per le squadre in queste regioni del mondo. Parlando di altri ex campioni ormai, Suarez riparte ufficialmente dal Gremio, altro calciatore che ha vissuto una parentesi straordinaria da noi in Europa e che adesso si avvia verso il ritiro. Molto semplicemente, classe 87, che riparte così dal Gremio, dopo la parentesi con il Nacional in Uruguay, si sposta in Brasile e ha firmato un contratto fino al 2024, quindi 2 stagioni in cui avrà l'obiettivo di arrivare a fine carriera, sostanzialmente, parliamoci chiaro, poi quello è. Di altre operazioni,
questa, che non è diciamo un colpo, ma Mwepu, dopo l'essersi ritirato per via di un problema cardiaco che no, non gli permette di giocare a calcio, è diventato il nuovo allenatore dell'Under 9 del Brighton, quindi sostanzialmente dei pulcini del Brighton. Ed è una notizia comunque positiva perché rimane in società e chissà che non possa così imbastire una carriera di allenatore futura che lo vedrà ad alti livelli. Vedremo un po'. Il Celtic continua l'operazione giapponese. Infatti viene annunciato per il centrocampo Iwata direttamente dallo Yokohama F Mariners. Parliamo di un centrocampista classe 1997, calciatore che arriva direttamente in prestito. Con obbligo di riscatto condizionato, quindi al verificarsi di determinate condizioni dovrà essere riscattato. Celtic che continua questa campagna acquisti giapponese perché Postecoglou ha lavorato in Giappone, comunque conosce molto bene quei campionati e quindi va ad attingere ad un mercato in cui non c'è concorrenza sostanzialmente perché di club europei che vanno a prendere giocatori da quel mercato lì, giapponese, australiano, eccetera, non ce ne sono. Quindi va a prendere i migliori e se li porta a casa sostanzialmente. Ma tra l'altro, rimanendo un po' in Asia, Félix Sanchez non è più il CT del Qatar, non viene rinnovato il contratto che scade infatti il 1º gennaio, quindi non sarà più il CT del Qatar dopo il mezzo fallimento mondiale. Mezzo perché ripeto, io vi richiedo e vi ribadisco che cosa vi aspettavate voi dal Qatar? Boh, quindi a parte quello, anche lì comunque la squadra poteva fare qualcosa in più nonostante era preventivabile che uscisse così anticipatamente dal girone. Adesso vedremo chi arriverà al suo posto perché si parla di Queiroz che tanto bene ha fatto con l'Iran. Vedremo chi arriverà al posto di Félix Sanchez che però non ha molto convinto al di là di tutto. Caputo torna all'Empoli, torna a casa sostanzialmente, attaccante che alla Samp sia l'anno scorso ma anche e soprattutto quest'anno non ha molto convinto, classe 87 che torna dove tanto bene fece qualche stagione fa, ormai in realtà no, 3-4 anni fa ormai, perché siamo 2019, ormai 3-4 anni fa. Comunque, Bomber che rinforza quindi il reparto offensivo, considerando anche che Lammers è andato alla Samp, ma ora ne parliamo, firma un contratto che è un prestito con obbligo di riscatto condizionato in caso di salvezza, cioè se l'Empoli si salva dovrà riscattarlo obbligatoriamente. Attaccante di grande esperienza che conosce benissimo l'Empoli e quindi potrà sicuramente ambientarsi in tempi record. Ma come dicevo, nell'operazione Caputo Empoli, Lammers va alla Samp, attaccante che quindi lascia la Toscana, si accasa alla Sampdoria di Stankovic, una Samp che deve rinforzare il reparto offensivo perché al di là di Gabbiadini che ogni tanto quel gol lo fa, Quagliarella ormai purtroppo per lui ha finito la carriera, diciamolo chiaramente, e poi non si può puntare su Monteagudo, comunque lo si possono puntare su un 2004 per poter salvare la baracca. Arriva un Lammers, attaccante classe 97, che è un buon calciatore, anche lui non sogna con grande continuità, però ha delle buone doti, molto alto, può sicuramente far bene. Arriva in prestito in realtà dall'Atalanta perché l'Atalanta l'ha ceduto all'Empoli in prestito, l'Empoli a sua volta lo rimanda alla base sostanzialmente e quindi poi l'Atalanta lo manda alla Samp, sempre con la forma del prestito secco, poi tornerà a Bergamo a fine stagione, attaccante che dovrà sicuramente sfruttare questa occasione per rifarsi e per cercare la salvezza, cosa molto complicata perché la Samp si sta riprendendo, ma sono tanti i punti che la distanziano dall'ultima squadra attualmente salva. Il Lovren, sì, il Lione annuncia l'arrivo di Lovren, piccolo errore. Parliamo di un difensore centrale che ha comunque fatto una buona carriera, ormai anche lui è verso il culmine perché ormai classe 89, 33 anni,
non è vecchissimo, ma non è neanche più giovanissimo. È arrivato dallo Zenit per 2 milioni di euro, cifra irrisoria, e ha firmato un contratto fino al 2025, quindi per le prossime 3 stagioni, 2 stagioni e mezzo, diciamo. Ottimo difensore, lo ha dimostrato che anche al mondiale con la Croazia ha fatto benissimo, nonostante l'età, diversi anni che milita comunque in Russia, dove non ha potuto mostrarsi agli occhi del mondo. Ex Liverpool, io credo che a Lione possa far bene e chissà magari centrare anche un piazzamento europeo che a Lione manca. Tornando però da noi, la Cremonese annuncia il primo rinforzo per questo mercato, un mercato in cui dovrà rimpolpare un po' la rosa, nonostante la Cremonese sia anche un po' sfortunata perché anche nel match contro la Juve, al di là di tutto, prendi gol all'ultimo su un episodio così, dopo aver preso comunque gol annullati. È un po' una squadra anche sfortunata, se vogliamo. Però si sta rinforzando, come giusto che sia, per cercare in qualche modo di sperare una salvezza ad oggi impensabile. Perché parliamoci chiaro: punti e classifica alla mano, la Cremonese ha pochissime chance di salvarsi, però. Arriva Ferrari per la difesa, come dicevo, classe 1994 direttamente dalla Samp in prestito, calciatore tra le altre anche ex Crotone, ex Bologna, profilo di buon livello per la categoria. È un buon centrale, vedremo se troverà fin da subito spazio a Cremona con Alvini oppure dovrà aver bisogno di tempo per integrarsi. Ripeto, un buon difensore a questo punto, chissà che non possa ripartire proprio dal progetto cremonese. Schlotterbeck lascia il Friburgo e riparte dal Bochum. Parliamo in questo caso di un difensore che rimane comunque di proprietà del Friburgo perché lo cede comunque in prestito. Come dicevo, difensore centrale, fratello, credo, di quello che milita nel Dortmund e nazionale anche, che milita anche la nazionale tedesca, però classe 97, centrale che quindi arriva direttamente dal Friburgo al Bochum, quindi resta in Bundes, prestito per lui, vedremo se riuscirà in una squadra che come il Bochum lotta per la salvezza a trovare più spazio e a mettersi in mostra. Nuitink riparte. Proprio dalla Samp, una Samp scatenata per poter dare e consegnare a Mister Stankovic una rosa che in qualche modo possa accettare la salvezza. Dopo, come dicevo, l'arrivo di Lammers, l'operazione con Caputo, arriva Nuitink, che in un certo senso rimpiazza poi Ferrari, se vogliamo dirlo, almeno a livello numerico. Difensore classe 1990, messo ai margini del progetto Udinese, nonostante sia un ottimo centrale, è vero che negli ultimi anni è un po' calato di rendimento, forse vista l'età, però resta un buon centrale che ha dei buoni tempi. È un buon centrale, tutto sommato. È un pochino calato, ma credo che la Samp possa assolutamente far bene. Ha acquistato a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione e vedremo se poi meriterà la riconferma nel caso in cui la Samp dovesse centrare la salvezza. Tornando però in Germania, Dolberg è un nuovo calciatore dell'Hoffenheim, rinforzo importante per l'Hoffenheim che tra l'altro, se non sbaglio, è anche orfano di Kramaric, perché forse Kramaric si è fatto mezzo male. Adesso se non voglio dire una cappellata, ma non vorrei, credo di sì però. Attaccante classe 1997, di nazionalità danese, che arriva direttamente dal Nizza. Tra le altre anche ex Siviglia, ex Ajax, soprattutto dove fece tanto bene ai tempi, attaccante comunque ancora giovane, che è alla sua prima esperienza in Germania. Io credo che allora, in Francia ha deluso tantissimo, perché all'inizio non ha saputo assolutamente confermare quanto di buono fatto in Olanda, però io credo che in Germania, considerando le sue caratteristiche, possa fare bene. Se gli si darà fiducia e troverà spazio, il suo lo potrà fare, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto inserito e vedremo se, come dicevo, troverà spazio all'Hoffenheim.
Per il resto, come dicevo, rimanendo in categoria, Selke riparte dal Colonia, resta quindi in Germania, attaccante classe 95 che lascia l'Hertha Berlino. Si parlava di lui accostato anche, cos'è che ho detto? Comunque si parlava anche di Selke vicino all'Empoli, alla Samp. Alla fine resta in Germania, dove comunque ha sempre fatto anche abbastanza bene. Attaccante di buon livello che quindi abbraccia il progetto Colonia e con cui ha firmato un contratto fino al 2024. Ma proseguendo, parliamo di un altro giocatore che era in orbita di squadre nostrane. Pušak, infatti, riparte dal Panathinaikos. Parliamo di un terzino di nazionalità polacca che era nel mirino del Venezia, di Mister Vanoli, ma che in realtà ripartirà quindi dalla Grecia, dal Panathinaikos, classe 1999, calciatore che arriva dall'Union Berlino con la formula del prestito, un buon terzino che in Grecia può sicuramente far bene, un Panathinaikos comunque ambizioso, quindi calciatore che non arriverà così in Italia. Sarebbe stato interessante vederlo in B, però comunque. Inserito anche un diritto di riscatto nel caso in cui il Panathinaikos volesse puntarci. Torniamo in Serie C, ultimi colpi, poi parliamo di un'intervista. Allora, prima notizia in casa Olbia, l'Olbia di mister Occhiuzzi annuncia in entrata l'arrivo di Arboleda. Parliamo in questo caso di un difensore. Anzi, di un terzo, può giocare come difensore centrale, però di diciamo mestiere fa il terzino, classe 1997, calciatore comunque che conosce bene la categoria. Viene da un periodo in realtà, se non sbaglio, di svincolo, infatti erano diversi mesi che era svincolato, l'Olbia ci ripunta, visto che Arboleda fino a quando non si è svincolato il 1 settembre 2022, militava proprio in Sardegna con l'Olbia, quindi per lui si tratta di un ritorno, ma con Mister Occhiuzzi, quindi con un allenatore diverso rispetto al passato. Calciatore comunque di buon livello che chissà che non possa rifare bene ad Olbia. Ma di altre operazioni, due in casa Renate, nello specifico, perché Nepi e Nelli sono due nuovi giocatori del Renate. Partiamo da Nelli per il reparto di centrocampo, playmaker classe 2000, proveniente dalla Serie B ed in particolare dal Modena, un calciatore molto intrigante che ha raccolto già esperienze importanti in categoria tra Fiorenzuola e Piacenza su tutte. Arriva in prestito secco, come dicevo, dal Modena e innesto intrigante, ripeto, per un Renate ambizioso e voglioso di lottare fino alla fine per il salto di categoria. Ma per il reparto offensivo, invece, arriva ufficialmente Nepi. In questo caso parliamo di un altro giocatore comunque di categoria, attaccante classe 19, ah, 2000 anche lui in realtà, non ricordavo più vecchio, non so perché, comunque classe 2000, che in questa prima parte di stagione ha giocato ad Alessandria, ma non convincendo le aspettative. Arriva direttamente dalla Pro Vercelli, visto che rescisse il prestito con l'Alessandria, torna alla base Pro Vercelli che cede a Renate. Chissà che al Renate non possa far bene, arriva comunque in prestito e anche lui, altro innesto intrigante. Tornando, diciamo, come ultimo colpo in casa Piacenza, visto che l'abbiamo un po', diciamo, citato, arriva per il reparto arretrato Accardi, direttamente dalla Serie B e quindi, dal Palermo, difensore centrale. Classe 1995 di esperienza per la categoria, un colpo necessario per rafforzare il reparto arretrato per un Piacenza che subisce forse troppi gol. Ne realizza anche abbastanza perché c'è Morra che segna tantissimo comunque. E un difensore forse serviva. Arriva a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al termine di questa stagione ed è un calciatore
intrigante per la categoria. Negli ultimi anni ha militato anche nel Modena, nel Trapani. Sicuramente può dare una mano al progetto Piacenza nell'ottica di una salvezza che ad oggi sembra essere difficile, ma non è sicuramente impossibile. E a questo punto io chiuderei, come dicevo, con un'intervista, perché ci sarebbero tantissime anche altre notizie, però poi ne parleremo. Anzi, Brignoccoli è un nuovo dirigente dell'Ancona, poi passiamo all'intervista a Casini. Parliamo di un ex arbitro che ha arbitrato dal 91 al 95 e che ha, quindi è stato anche manager di diverse, realtà. Parliamo di una figura sicuramente importante anche a livello, diciamo, di Lega, che potrà rappresentare bene questo Ancona del nuovo corso di Tiong, che si è insediato da quasi un annetto ormai, e quindi diventa nuovo dirigente della società marchigiana. Come dicevo, però, intervista Casini, così poi chiudiamo il discorso. Leggiamo cosa ha detto e poi lo commentiamo. Ringrazio il governo e il Parlamento per aver accolto un'istanza non solo del calcio professionistico, ma anche di tutto lo sport italiano, oltre che di tanti altri settori economico-imprenditoriali del paese, trovando una soluzione ragionevole e proporzionata per assicurare il pagamento delle imposte sospese un anno fa a causa degli effetti prodotti dalla pandemia sulla liquidità. La misura introdotta nella legge di bilancio permette di impedire una discriminazione tra lo sport e le altre attività economiche. Tutte le imposte saranno pagate come sempre si è inteso fare e tutto il settore dello sport in ogni disciplina e a ogni livello potrà continuare il percorso di ripresa proprio grazie alla possibilità prevista ora dalla legge. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno rappresentato alle istituzioni e agli organi di stampa la reale situazione, così da poter trovare una via equa per porre fine a una vicenda che aveva visto susseguirsi ben tre interventi legislativi approvati a larghissima maggioranza dal Parlamento nella scorsa legislatura. Quindi Casini dice ciò che comunque è normale che sia, al di là delle polemiche nate per mano di alcuni politici, tra cui anche Renzi, che hanno un po' storpiato, un po' per usare un eufemismo, storpiato ciò che la realtà è, perché nessuno ha dato soldi al calcio, ribadisco, ma purtroppo ancora alcuni ci credono, ma è ciò che deriva dalla disinformazione o dall'affidarsi a altri per essere informati, purtroppo. E sostanzialmente sono, cioè, d'accordo, nel senso che il calcio aveva bisogno di questo, così come anche altri sport, perché però non riguarda solamente il nostro mondo. Nonostante, sì, io sono d'accordo, il calcio comunque sia sia una realtà imprenditoriale sempre in debito e comunque viva sempre. Questo non potrebbe farlo un commerciante, quello di avere debiti per milioni e milioni di euro e comunque vivere senza problemi. Lo so, però il mondo del calcio è un mondo particolare per l'appunto che ha delle regole proprie che non riguardano tendenzialmente il mercato e le regole di mercato normali comunque, tradizionali, diciamo. Però serviva questo tipo di legge, se vogliamo, la sospensione dei pagamenti e permetterà così ai club, pagando comunque una sanzione del 3% come previsto dalla legge, di poter nei prossimi anni riuscire a mettersi a posto e a risolvere i propri debiti con lo Stato, semplicemente. Questo è un po' il punto. Poi, su discorsi che si sono fatti circa si sono tolti i soldi ai lavoratori per darli lasciamo stare che meglio no, perché non è così, però vabbè, comunque io a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.